con la sua Gesù accedono la vita eterna. Perché l'uomo in realtà è destinato all'eternità nel momento in cui nasce. C'è un momento nella vita di un uomo, questo è il tempo, che lui nasce. Da quel momento lui entra nell'eternità. Noi non usciamo dall'eternità. Ma il problema non è tanto il tempo che passeremo da quando siamo nati, ma dove passeremo. Perché la parola dice che un giorno Dio ha mandato Gesù sulla nostra via. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Lui ha mandato Gesù sulla nostra strada. Se noi andiamo alla croce un giorno, andiamo alla croce e accettiamo quello che Gesù ha fatto per noi, noi andiamo nella vita eterna, vita. Se invece non avviene questo incontro, che noi accettiamo quello che Gesù ha fatto, andiamo nella morte eterna. La morte non è quello che si pensa, la morte fisica del corpo, perché quello viene sia dai credenti che dai non credenti, ma la morte significa nella Bibbia separazione. Separazione da chi? Da Dio, perché Dio ha creato l'uomo, la Bibbia dice questo, che Dio ha creato l'uomo, per appunto un giorno questo uomo possa diventare un adoratore suo. Amen. Amen.